Finalmente Piero Manzoni, finalmente a Milano. Arriva a Palazzo Reale la prima vera antologica completa di uno degli artisti più geniali, innovatori e controversi del XX secolo. Fra i Manzoni preferisco quello vero, Piero. Leggi, c'è un maniaco sul Corriere. Sono oltre 130 le opere in mostra per ripercorrere l'intera parabola dell'artista, dagli esordi nell'ambito dell'arte nucleare all'intuizione geniale degli Acron, dalle linee alle impronte, dal fiato alla merda d'artista, dal coinvolgimento del corpo fisico vivente nell'opera alla dimensione totalizzante dell'esperienza estetica di progetti come il Placentarium. Piove ma c'è il sole, quando il dandy muore fuori nasce un fiore. Noi di Ars Life ci siamo intrattenuti in gradevole conversazione con la nipote di Manzoni, co-curatrice della mostra. Questa mostra è una mostra fondamentalmente cronologica, quindi parte dagli inizi, dal 56, il primo periodo in cui collabora con i nucleari, e arriva proprio fino al 63, anzi abbiamo anche probabilmente l'ultima opera a cui lui stava lavorando, che è stata trovata in studio quando poi è morto di infarto all'improvviso. Sicuramente uno dei padri spirituali di Piero Manzoni è stato Lucio Fontana, che di generazione precedente è certamente stato un punto di riferimento per tutta la generazione artistica successiva. La tela grinzata che c'è alle mie spalle è stata acquistata da un collezionista privato, dalla Galleria Pater, tra l'altro è uno dei rari collezionisti che ancora tiene in archivio la ricevuta di questo acquisto, e è un quadro diciamo semi-inedito perché non è mai partecipato a una grande mostra di Manzoni ed è venuto fuori negli ultimi anni e ora appartiene alla diocesi di Piacenza e Bobbio, che generosamente ce l'hanno prestato. Io vi amo, ma vi odio però, vi amo tutti, è bello e brutto io non lo so. Io vi amo, ma vi odio però. Infine vi lasciamo con le interessantissime parole del curatore Flaminio Gualdoni. La pratica di Manzoni è sempre pensiero intorno all'arte, è pochissima pratica. Il suo rapporto con la manualità è totalmente non interessante, però è fondamentale il pensiero intorno all'arte. E la filosofia, lo studio di filosofia che ha fatto è veramente importante. Che ne pensa di un romantico alla Scala quando canta le canzoni? Lui fa questa operazione, realizza 90 scatolette e dichiara che contengono 30 grammi di merda d'artista, cioè dei suoi escrementi, e le mette in vendita per l'equivalente di 30 grammi di oro zecchino. Ora l'operazione non è convincerci che i 30 grammi di escrementi sono un'opera d'arte, ma è chiederci: sei disposto a darmi 30 grammi d'oro, cioè il massimo del valore simbolico, in cambio dei 30 grammi della cosa meno nobile del corpo umano in generale? Intorno a quello si gioca una partita con l'idea di valore. Tra l'altro credo che valga la pena di ricordare, e poi i temi purtroppo anche in economia ritornano, che allora il vero grande argomento di dibattito internazionale era ancorare la parità aurea delle monete, cioè il prezzo dell'oro era quello che determinava il valore di tutte le monete, quindi se saltava quello succedeva un casino. Adesso siamo qui a dirci che se salta l'euro succede l'ira di Dio, allora dicevano le stesse cose in un altro ambito. La sua scatoletta di merda si colloca lì in mezzo con un aculeo conficcato. Che cos'è il valore? E io devo dire che uno dei più grandi atti di critica d'arte lo fece un critico neanche importantissimo nei pubblicitati, eccetera, che effettivamente si presentò da Manzoni con 30 grammi di oro zecchino e gli disse: facciamo il cambio. Ecco, gli lasciò anche una certificazione, quella certificazione a sua volta diventava un'operazione artistica. E fu una cosa importantissima perché dimostrava che era possibile. Ecco, devo dire che a proposito di profezie autoavverate, il fatto che oggi occorrano molto più che 30 grammi di oro zecchino per comprare una scatoletta di merda d'artista vuol dire che quando Manzoni ci diceva: attenzione che
siete tutti dei gran feticisti intorno all'arte, non aveva così torto. Questo è tutto legato a questo grande tema, secondo me il principale del suo lavoro, che è l'identità totale dell'artista, cioè non solo il suo pensiero, le sue mani che fanno, ma tutto il suo corpo che vive arte. L'erba ti fa male se la fumi senza stile.